Quando è bene il goccio d'acqua. In questo video parleremo anche del Napoli, della super partita di Osimhen. Daremo anche un accenno alla Lazio. Oggi ci abbiamo avuto dei problemi con YouTube, ragazzi, non siamo riusciti a caricare il post partita della Lazio. Esatto. È stato 50 minuti di elaborazione, ma detto questo, noi dobbiamo godere ed esultare dell'esordio in una competizione che snobbano in tanti, ma che, ragazzi, noi vogliamo provare a vincere, perché le squadre forti e alla... ce ne stanno poche, esatto, ed è pur sempre una competizione che va onorata. Competizione europea. Europea. Esatto, la prima. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Una prima, mare... prima edizione di questa competizione, ricordiamo. Una mare di mi piace se volete la live reaction in cui vedrete delle cose abbastanza particolari. Iscrivetevi e attivate la campanella così mi perdete mai notifiche. Ci abbiamo anche finito con Napoli. Adesso. Ci abbiamo un secondo canale YouTube di calcio parallelo. Questo è un terzo canale YouTube non di calcio, trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui. E mentre godo, prima parliamo rapidamente di Roma. Parliamo rapidamente di Roma perché comunque era partita, ecco, un pochino sotto... mi è tornato in mente, esatto, quello che è successo all'inizio. Perché comunque dopo 10 minuti arriva il gol del vantaggio, a sorpresa mi viene da dire, della CSKA. Sì, ma disattenzione difensiva clamorosa. Allora, disattenzione da parte nostra, clamorosa, che l'abbiamo fatto passare uno tra tre. Esatto, Carey passato tra tre. Però poi estrae pure un po' il coglio dal cilindro, perché sinceramente un gol della Madonna, una traiettoria, ragazzi, che se ci prova altre mille volte probabilmente non ci riesce. Esatto, gol pazzesco sotto l'incrocio, sono rimasti tutti così, ma sono passato in vantaggio veramente, in vantaggio. Però comunque la Roma sembra quasi non sentire questo svantaggio, e Pellegrini, possiamo dirlo, si carica sulle spalle sta squadra, ragazzi. Pellegrini miei ha fatto una prestazione della Madonna, ragazzi, sontuosa, miei. Il eccolo, la replica, giustamente il replay, ecco. Pellegrini giocava in jeans con la maglietta di Abraham dietro, con qualcosa della Serie A e con le scarpe da ginnastica, ovviamente. Giocava proprio così. Allora, no, scherzi a parte, comunque prestazione splendida di Pellegrini, e a ruota mi viene da aggiungere Shomurodov che meritava il gol, non è riuscito a farlo, vuole dimostrare, ragazzi, che non è una riserva, lui, esatto, vuole giocare titolare. Offre due assist. Bello questa che la concorrenza sera, ovviamente, in attacco per noi. Io, ragazzi, da quando è arrivato Shomurodov l'ho sempre visto di buon occhio, ho sempre avuto un debole per Shomurodov da quando è arrivato a Roma, non mi aspettavo un impatto così da parte di Eldor. E poi comunque, ragazzi, parlerei anche rapidamente delle... E poi passiamo a Napoli. Esatto, delle tre bocciature che purtroppo questa sera abbiamo visto in casa Roma. Villar e Cristante, Diawara, tutti e due insieme al 60esimo puntati fuori. È inutile, i titolari, Cristante appunto e Veretout non era soddisfatto della situazione al centrocampo, e dal momento in cui sono entrati loro, diciamo, la Roma ha fatto sta, esatto, che è andata a scendere, no? Esatto, da quando sono entrati loro arriva il terzo, il quarto e il quinto, esatto. Quindi, ragazzi, in discesa la partita della Roma, okay. E aggiungerei anche la bocciatura di Reynolds, e Mourinho, pur di non schierarlo, mette quattro difensori centrali, perché escono i terzini, Karsdorp se non mi sbaglio, e poi Calafiori, e subentrano due centrali perché entrano i Bagnets e non mi ricordo con Bulla. Esatto, quindi, ragazzi, gioco effettivamente con quattro centrali, Reynolds non lo vede. Io mi preoccupo un pochino perché ad oggi tu non hai una riserva. Vediamo, dai, vediamo. No, però non ci voglio pensare. Non ci voglio pensare anche io, però come ci stanno tantissimi lati positivi di questa serata, voglio anche andare a vedere qualche cosina di negativo. Sono perché purtroppo bisogna andare a mettere tutto sulla bilancia. Sono assolutamente d'accordo con te. Basta parlare. Ricordiamo che passa la prima del girone, ragazzi. Sì, miei, esatto. Quindi dobbiamo fare un lavoro importante. Beh, diciamo che abbiamo messo un primo mattoncino importante stasera. Figuraccia clamorosa da parte di Stracoscia, che oggi ha preso, ragazzi, un autogol clamoroso, che Goicoechea ha spostato proprio, il livello è quello. Lo stesso autogol. Impennata della palla da parte dell'Azzari, lui che si gira verso la praticamente porta, verso la porta, prova a bloccarla, invece che bloccarla se la butta dentro, che mira Ishiro ha risposta di proprio, no, e la Lazio che perde male, e ok, e ci dobbiamo concentrare soprattutto sul Napoli, ragazzi. Sì, concentriamoci sul Napoli perché è stata una partita strana, alla fine è un pareggio che secondo me va visto mezzo pieno il bicchiere, perché in casa loro comunque ti sei portato a casa un punto. Fermate, per come si era messa la partita, 2-0, esatto.
Cioè, in casa dell'Leicester, ragazzi, aveva la forza, esatto, di rimettersi, di rigiocare e di fa due gol all'Leicester. Ma ha creato dei più. Na, ragazzi, ovviamente non abbiamo avuto possibilità di vederla perché stavamo vedendo la Roma. Ogni tanto buttavamo l'occhio. Però, ragazzi, ogni tanto leggevamo la diretta testuale, ma la mole di occasioni che ha creato il Napoli, ragazzi, ma se sono magnati da quello che abbiamo capito, pure abbastanza l'impossibile. Ecco, Osimhen. Ecco, prima di farne due se ne è mangiato qualcuno, esatto. In generale il Napoli diciamo che non è stato poi così cinico, così preciso sotto porta e credo che Spalletti debba lavorare su questo, perché potenzialmente questa, per come si era messa, una partita che potevi anche potenzialmente vincere. Aspetta, voglio ricordare una cosa, questa è una partita d'Europa League, però tu obiettivamente se vai a guardare le rose sia dell'Ester che del Napoli... Non so da Europa League ovviamente, esatto. Non so proprio da Europa League, ovvio, ragazzi, diciamoci la verità, se si fossero giocati in Champions questo tipo di partite non avremmo di certo storto il naso. No. Quindi parliamo di una anche partita... Che più certo sorto del così, sì, a te, capito. Non avremmo insomma parlato di una partita del basso livello. Quindi, secondo me, il Napoli stasera dimostra con una squadra importantissima come l'Leicester. Ma dice che il primo gol di Osimhen, ragazzi, è stato un qualcosa di clamoroso. E comunque, secondo me, il Napoli, ragazzi, conferma le buonissime impressioni che già ha dato in campionato. Una squadra che non molla. Che sotto il profilo mentale non che non oscureggia, no. Mola, nel senso che tiene, esatto, duro, che e non tiene pensate duro a male, e non pensate a male, perché poi ne subentrano cose strane. Napoli, secondo me, che quest'anno potrà dire molte molte cose, forse se toglierà più di qualche soddisfazione sia in campionato che in ambito europeo. Sappiamo tutti quello che hai predetto tu nella tua classica prediction, staremo a vedere se alla fine il tempo non ti darà ragione. Non esageriamo. Fatto sta che Osimhen non avesse pareggiato sta partita, ragazzi, staremmo parlando praticamente di quello che ha fatto ieri l'Inter con Real Madrid, cioè sì, bene o male la più stessa, meno, la stessa simile situazione, un pochino di più. Perché forse l'occasione, qualche occasione in più forse l'ha creata, però alla fine sarebbe stato lo stesso risultato. Esatto. Bravi a riagguantare anche il gol fuori gioco, VAR, si poteva già arrivare al 2-0, esatto, ma annullato, poi è arrivato il 2-0 nonostante il Napoli comunque, ripetiamo, aveva creato, non è che era stato da meno, cioè un doppio vantaggio immeritato dal punto di vista del risultato, ai punti se così possiamo dire, però i gol non riuscivano a farli e poi sto Osimhen... Tu lo avevi detto, ma pure io lo avevo predetto. Abbiamo previsto per Osimhen quest'anno una stagione, insomma, più sopra le righe. Certo, l'anno scorso il Covid, la sfortuna, una situazione, lo stato di forma, esatto, piccolo litigio con Gattuso, una cosa in altra. Qualcosina, esatto. Secondo me si sta concentrando a livello mentale. I mattatori di stasera, ovviamente, sono Pellegrini da una parte e Osimhen dall'altra. Il mattatore Palazzo, ovviamente, è Stracoscia. A parti invertite, ragazzi, esatto, per Galatasaray, allora, che sono pure giallorossi, tra l'altro, manca a farla apposta. Sorvoliamo. Mi piace come. Goicoechea, cara Taro. Cioè, raga, vabbè. Mi piace commentare. Iscrivetevi a tutti i canali, mi social. Digital Beats. Digital Beats.